Salve ragazzi, un libro nuovo, un libro molto bello che mi ricorda la mia infanzia. Si chiama Anna dai capelli rossi ed è di Lucy Maud Montgomery di La Fabbri Editori. È un'edizione vecchia naturalmente, ma ne hanno ristampate sicuramente di nuove perché hanno realizzato una serie televisiva che sta avendo molto successo tra i ragazzi, tra i giovani. E, è la storia di Anna. Anna è una ragazzina molto creativa, molto fantasiosa, che purtroppo però è orfana. Viene affidata a varie famiglie dove molto spesso viene sfruttata. È tenuta come babysitter piuttosto che come figlia, e poi finalmente approda nella famiglia che diventerà la sua famiglia d'elezione. Due fratelli, Matthew e Marilla, hanno bisogno di un aiuto in casa perché sono ormai anziani e chiedono di un ragazzo. Arriva Anna, una ragazzina tutta scompigliata con le lentiggini, i capelli rossi e naturalmente all'inizio hanno qualche dubbio, qualche remora se tenerla oppure no, fino a che poi si innamorano di questa ragazzina così curiosa e piena di vita che li conquista e li porta poi in futuro ad essere molto soddisfatti della scelta che hanno fatto e la adottano naturalmente. È bellissima la storia di Anna, la sua amicizia con Diana, l'amica del cuore, i suoi racconti di scuola. Non era tanto brava con la matematica, più brava con l'italiano, amava il teatro e il recitare. E poi sui banchi di scuola nasce anche questo amore-odio con Gilbert, che poi in realtà diventerà qualcosa di più in futuro, ma non vi svelo niente perché se no non c'è gusto a leggere il libro. E poi che altro vi devo raccontare? L'esperienza sua di studio. E qui lo studio viene visto veramente come qualcosa di molto positivo. Anna vuole studiare perché vuole raggiungere il suo obiettivo, diventare una maestra, un'insegnante. E vi assicuro che è un libro che insegna molto. Insegna molto se, raccontando una storia, la sua storia. È una storia veramente bella. Da ragazzina un po' selvatichina, con i capelli rossi, diventa una bellissima donna che poi scoprirete quale sarà il suo futuro. Allora, vi dico, leggetelo. Anna dei capelli rossi non è antico, vi assicuro che non è antico. Lucy Maud Montgomery, Fabbri Editori. Ciao ragazzi, a presto!